su questa pianta, cosa succede dove, che spazi vi servono. Perfetto, mi sembra giusto. Sì, vai, ci siamo. Allora, noi siamo partiti facendo un tour, un giro per la struttura per avere anche una sorta di impatto emotivo, cioè stare nei luoghi, respirare un po' la sensazione che gli ambienti ci trasmettevano, ci potevano trasmettere e quindi cominciare un po' a ragionare. Teoricamente saremmo dovuti partire dall'analisi dei nostri bisogni, quindi di quali tipo di ambienti, di quali tipo di funzioni andavamo a richiedere e poi quindi declinare sulla base di quella mappatura gli ambienti utili. Abbiamo fatto un percorso un po' più intuitivo per poi tornare a immaginare, ma ci è venuto spontaneamente, le funzioni di cui, che dovevano asservire questi luoghi. Questi luoghi devono servire rispetto alle funzioni. Allora, l'idea, vabbè, volete che descriva un po' sommariamente i vari ambienti? Sì. Ok, vabbè. Poi datemi una mano, perché magari... Da dove si entra? Diciamo bene. Da qua. E poi, ah ok, l'ingresso è qui. Allora, l'ingresso rimane questo. La difficoltà. Vabbè, questo primo atrio viene destinato naturalmente, diciamo, come da tradizione, alla parte di reception dove dimora l'host, e quindi è uno spazio proprio di accoglienza, quindi anche di un certo... Qui si presenta tutti i caratteri un po' identificativi, no, dello spazio, è il preview. Successivamente, qui accanto, dove adesso c'è una sala... No, qui abbiamo allestito in pratica... le vettovaglie, giusto per capirci, questo diventa, se non ricordo male, una sala del conference call, quindi una sala attrezzata per conference call che però rimane, abbiamo visto, in comunicazione visiva con questo grande open space che è molto ben illuminato dalla luce solare. Abbiamo pensato che gli open space, comunque tutti i luoghi di lavoro, devono necessitare e devono avere per funzionare bene, per rendere il lavoro piacevole, anche dal punto di vista del benessere psicofisico, molta possibilità di luce naturale. Questo pensando soprattutto all'inverno, giornate piovose, ok, quindi... Anche le tende, sì, anche le tende naturalmente, come abbiamo fatto qui, no? Però evitare poi che a partire dalle 3 di pomeriggio, alle 4 di pomeriggio, neon, cose simili, perché questo può influire un po' sull'umore del lavoro. Esatto, quindi... Sì, nel senso, allora adesso c'è un muro di cinta, quello rimane chiaramente perché il proiettivo non si può certamente buttare giù, però rimane un po' crudo come paesaggio, quindi si possono semplicemente piantare degli alberi, delle lampicanti, qualcosa del genere, giusto per rendere anche un po' un impatto visivo morbido attraverso il colore. Ho detto qui conference, eh? Sì, qui c'è uno spazio WC. Questo cos'è? Questo è il bagno, WC. No. Ah sì, questo è qua. Ah, che io non ho visto, quindi ok, va bene. Rimane così. Il bagno rimane bagno. Questa sala qui. Sì, può essere la sauna, sì, non è male. Questo spazio qui non mi ricordo, abbiamo avuto diverse idee. Vai sugli altri. Poi vado sugli altri. Vai la curvata, vai dalla cucina, vai. Allora, ritorniamo per l'ingresso. Questa era un po' la zona cardio, no? Che abbiamo detto un po' all'inizio. Qui c'è il crocevia. Quindi... Scusami. Vai. Allora, si arriva qui e arriviamo direttamente su questa zona qui che è attualmente destinata alla sala, come sala cucina. Quindi esistono gli impianti, c'è l'attacco dell'acqua, possibilità di metterci addirittura anche una lavatrice, cose di questo genere. Allora, ed è uno spazio sufficientemente ampio anche per mangiare in pochi, quando si è in pochi. Va benissimo per cucinare, è collegato con una sorta di dispensa che quindi può essere utilizzata come ripostiglio. Qui c'è una porta di collegamento, può essere allargata per facilitare il passaggio e rendere anche visivamente più ampio l'ambiente. Attaccato c'è adesso una sala multifunzionale. Noi vorremmo lasciarla così come con questa funzione, o meglio, rendere una sala disponibile per eventi formativi, per eventi in generale, per eventi sociali che includono anche delle cene sociali, perché si presta molto. Uno spazio plurifunzionale, multifunzionale, che può essere opportunamente sezionato con dei pannelli, altre soluzioni, poi vari architetti ci aiuteranno a
Ricordatevi dei vostri amici architetti. Ok. Qui chiaramente adesso c'è un muro, abbiamo pensato di aprire una porta. Grande così più o meno. Aspetta un attimo, perché questa l'ho già sentita di là con gli alberi, no? Sì, questa qui ci sono gli alberi. Ho delle cose verdi, anche finte. Quindi schermare, lì è schermare e qui è aprire. Sì, vero? Scusami, Cosimo? Lì aprire la porta. Praticamente. No, per mettere in comunicazione la, una eventuale. Qui che succede? Che essendo una sala eventi c'è la possibilità di fare anche degli aperitivi, delle cene sociali, quindi è importante essere vicini alla cucina per una questione proprio di gestione. Qui dietro c'è un locale che adesso è adibito, c'è un bagnetto, comunque c'è una sorta di ripostiglio. Abbiamo pensato che servono dei locali, tra virgolette, di deposito, del materiale e altre cose, ok? Qui c'è una saletta, da queste parti qua, che abbiamo destinato alla sala dell'amore, per gli accoppiamenti sinergici. Bello! Per evitare tutta questa... No, cioè, la volete chiamare proprio sala dell'amore? Sala dell'amore, no, vabbè, questa... No, non abbiamo... Questa è una piccola saletta, e non abbiamo ancora capito cosa farci. Questo è sempre per il benessere psicofisico. Non, qui non abbiamo ancora capito cosa farci, più che altro perché è un ambiente molto piccolo. Qui c'è una sala, quindi dall'altra parte dell'edificio, è una sala relax, pensata come una sala relax, perché è sufficientemente distante dalle sale in cui si lavora. Quindi qui uno si sente un po' più libero di chiacchierare, alzare tra virgolette un po' la voce, di poter parlare ad alta voce al telefono e quant'altro, ed è sufficientemente ampio per metterci macchinette varie, biliardini, cose di questo genere, divano, sala fumetti, quello che si vuole. Qui accanto c'è un bagno che comunque serve, essendo una struttura abbastanza ampia, o comunque eventualmente può essere rideclinato, perché mi pare ci siano un sacco di bagni, a meno che non scappi a tutti contemporaneamente. Com'è? Ce ne sono tanti di bagni. Ok, perfetto. Qui in fondo... Scusami, non ho capito, questo rimane bagno o lo cambiate? Non lo so, perché non dobbiamo fare il conto dei bagni, perché ci sembrano un po' troppi. Quindi eventualmente ci riserviamo di capire dopo cosa fare. Questa sala qua... Allora, qui inizialmente avevo pensato di metterci una sala, tra virgolette, artigianato. Però poi ci siamo resi conto che forse... lavorare. Sì. Noi che siamo andati in villa 2021, cioè noi proprio, le nostre, noi che siamo già l'open space. Allora, l'open space è una sala dove... È questa. Quindi lì ci sono le scrivanie, diciamo, dei co-workers. Ok, questa è una grande sala riunioni, ok. No, qui possiamo decidere di mettere una... Dipende anche da quante persone abbiamo che poi richiedono uno spazio. Supponiamo che le persone sì, siano queste. Adesso no? Ci arriviamo. Supponiamo che siete voi ora le persone che iniziano a fare questo. Abbiamo pensato anche che sono necessarie delle sale in cui uno può lavorare da sé, chiuso, perché l'open space va bene, però alcune volte uno ha bisogno di lavorare a stretto contatto con un collega e magari concentrarsi in un certo modo. Quindi questa sala, vabbè, questa non può essere divisa, però magari questa saletta prima che io avevo impropriamente nominato la sala dell'amore, potrebbe essere una soluzione. Qui e accanto potrebbe essere o un altro open space, visto che comunque siamo sulla stessa direzione e qui diciamo c'è abbastanza luce per poter lavorare. Qui accanto i bambini? C'è la sala dei bambini, sì, la sala dei bambini, no? Dei laboratori per i bambini, la libreria, la libreria, il laboratorio. No, i bambini era qua inizialmente. Però cioè, il discorso è che siccome queste due stanze sono collegate, se qui questa la utilizziamo per lavorare, accanto non possiamo avere né la sala relax né la sala bambini. Quindi o dobbiamo cambiare proprio tutto e quindi dalla parte dove abbiamo detto la zona più luminosa. Allora, c'è un altro ripensamento, diciamo, totale, fatto in live così. Sì.
potrebbe essere questa sala, che è quella che abbiamo detto è la più luminosa, la più bella, siccome tutto abbiamo quest'animo comunque, no? Gentile, cioè qui potremmo diciamo mettere i bambini, no scherzo, cioè questa potrebbe essere quella per i bambini, che comunque vedi a sua volta è di nuovo abbastanza lontana da, certo ci bruciamo questa conference. Cioè queste due diventavano le due sale open su cui lavorare, che sono collegate tra loro, quindi diventano due sale di lavoro divise, cioè come dire, questo è uno spazio, però teoricamente aprendo la porta, che possiamo immaginarci con un altro sistema, diventa un open space ancora più grande, quindi cioè, qui può funzionare il sistema che avevamo pensato di mettere le scrivanie con le rotelle, no? Cioè se qui dentro ci sono 5 postazioni e qui dentro ce ne sono altre 5, io posso anche immaginarmi che oggi sto lavorando, io ho la mia postazione qui, oggi sto lavorando per conto mio con delle persone che abitano questo spazio normalmente, domani devo fare un progetto con Gianluca che di solito sta in quest'altra stanza, diventa abbastanza semplice se lavoriamo in questa zona, trasferirci e... Quindi in quest'ottica queste due potrebbero diventare gli open space, posso? Sì, abbiamo anche più massa critica di persone che si vedono. Gli open space, cioè, poi qui possiamo, tipo, non lo so Enrica, questo non è portante sto muro, cioè una finestra ci può stare, di collegamento. Questo muro, ce lo puoi proprio togliere, lo puoi tirar giù. Okay. Sì, però cioè, magari proprio tirarlo giù e mettere insieme 15 scrivanie mi sa un po' da... Sì, una cosa qui, cioè immaginarci una soluzione. Puoi lasciare due mappe. Cioè immaginarci una soluzione che rende queste due stanze o un grandissimo open space quando ci serve, oppure comunque due. Io sto guardando l'idea della sala conferenze da poter affittare, quindi non prendo. No, la sala conferenze in quel caso è questa sala multifunzionale, però non avevamo in realtà risolto definitivamente questa questione, perché l'altra cosa che potremmo fare, sempre adesso in itinere, è a questo punto, questa sala stretta e lunga vicina alla cucina, Antonella, non so se come te la immaginavi tu la sala conferenze, questa qui lunga e stretta rimane una sala per i pranzi, no, e questo può diventare lo spazio dei laboratori per i bambini, però ci giochiamo la libreria, ma ciao. E questa diventa invece la sala riunioni che dice Antonella. Le attività possono anche essere diffuse, le librerie possono anche essere diffuse nello spazio. Sì. Questa cosa che mi diceva prima Sara, io lo vedo in delle aziende con cui stiamo facendo lavoro sul clima organizzativo e ci sono, sì, gli open space, però i muri sono abbastanza mobili. Sono mobili perché magari le librerie con le rotelle diventano dei separati fantastici, quindi così riusciamo a recuperare sia lo spazio delle pareti che potrebbe essere utilizzato in un altro modo. Scusa. Quindi che facciamo? Molto variabile, sì. Bambino qual è il muro? Ah, l'ebook. Dicevo, il concetto di libreria magari è un po' cambiato anche, visto che noi il nostro obiettivo iniziale era quello di immaginare anche metodologie differenti, cioè non immaginare la classica libreria con una scorta di libri, ma immaginare magari appunto percorsi diversi in cui ogni giorno lo stesso educatore o il bambino stesso, il genitore propone dei libri, quindi non immaginare per forza una schiera di libri o il libro, magari l'educatore lo costruisce giorno per giorno insieme al bambino, cioè secondo me l'importante a quel punto non è dedicare tanto lo spazio delle librerie ma uno spazio dedicato ai bambini che poi viene rimodulato di volta in volta. Solo per spiegarlo e per tornare al discorso che facevamo ieri, il discorso della libreria, per come l'avevo immaginato io che avevo scritto libreria su quel post-it, era un'attività economica all'interno del co-working, cioè io mi immagino una libreria intesa come una persona che gestisce una libreria che autonomamente ed economicamente, e all'interno della libreria vengono attivati, e quindi chi ha la libreria ovviamente è avvantaggiato da questo tipo di economia collaborativa, tutta una serie di servizi che vengono forniti ai genitori e quindi ai figli dei co-worker. Però anche nell'ottica della libreria economica, che ti dà quindi sostegno economico, che ti dà sostegno economico, in realtà puoi sempre pensare a una libreria che non è spazialmente un luogo fisso, ma è una libreria diffusa nello spazio. Assolutamente sì. E per l'economia della fiducia siamo tranquilli che comunque i libri stanno al loro posto. Assolutamente sì, no, era solo per riprendere il concetto per il quale eravamo partiti dalla libreria come spazio, cioè libreria come spazio fisico e luogo dei laboratori e dei servizi per i bambini. Va bene,
Le accorpo. Libreria, tanto è una simulazione. Poi è sempre una simulazione, sarebbe importante un questa po'. Questa sala multifunzionale quindi rimane qua o la volete spostare? La sala multifunzionale la lasciamo qui o la volete spostare? Non lo so, sono la sala multifunzionale. Vabbè, lasciamola qui. Siamo nell'ottica che dicevamo della sala riunione, funzionata all'esterno, eccetera, deve essere la cosa più bella di tutte, deve essere questa stanza qua in cui abbiamo mangiato. Ok. Ok, allora qui rimettiamo. No, nel senso, se ci state chiedendo di prendere una decisione su questo. No, anche perché poi, ma anche più, nel senso, cioè, anzi, vengono definiti anche dai contesti d'uso delle persone, sì, quindi esatto. C'è il tempo anche di esplorarlo, di viverlo, di, soprattutto di chiedere a chi c'era prima, se c'era oh, qua, giravento, qua. Esatto, quello che ci facevate qualcosa. Il giardino, ci facciamo qualcosa? Lo sto giardino. È la mia, casa di Sara. Allora, facciamo così. Io metto i punti interrogativi dove non abbiamo deciso, saranno cose che deciderete eventualmente durante il processo, vivendo lo spazio direttamente. Sti laboratori che avevo scritto dove... No, in realtà niente, perché creano problemi. Chiaramente vabbè. L'esercizio ci serve, da quello abbiamo capito, per immaginare tutta una serie di necessità. Esatto. La luce, sì. Un certo livello di rumore, tutta una serie di cose. Poi c'è questo spazio centrale che ci ha molto affascinato, però non le loro ipotesi quali erano? Chiuderlo? No. Ombreggiarlo. Aprirlo, chiuderlo. Ma non chiuderlo. No, trasparente. Trasparente. Verde, una copertura verde. Allora, una prima ipotesi era lavorare in estate fuori, classici ombrelloni, quindi piuttosto che stare nelle stanze. Oppure, fantasticando, riuscire a chiuderlo. Sì. Ma poi riuscire a chiudere no. Anche i costi, considerate fare la struttura, ok, facciamo la struttura in conto, mettere due gazebo e non sono più oppure non prendo. Ma anche perché se non chiudete devi rifrigerare. Sì, in inverno comunque fa freddo. Ma a quel punto togli un soffitto. Rispetto anche alla luce, a come gira il vento, è fondamentale andare a chiedere. Ma il soffitto non lo prendo. Un'altra cosa che avevo immaginato era il discorso un'altra cosa che avevo immaginato è magari la possibilità di ospitare persone che co-housing si chiama, co-living. Chiaramente non c'è lo spazio, però potevamo immaginare di esplorare i dintorni, per cui magari delle case sfitte anche da poter affittare temporaneamente e sì, come residenze che permettono a chi ci abita temporaneamente di arrivare qui a piedi senza la necessità di dover avere un passaggio in macchina, ok? Questo come idea. Quelle due stanze erano da affittare, no? Ti ricordi? Quelle due stanze erano pensate come postazioni, sì, da affittare a chi ne ha bisogno, e fuori l'orto, no? Scusate, l'orto. Imparano a conoscere gli ortaggi, a come coltivarli, alla stagionalità delle cose, molto importante secondo me, e fuori c'è la possibilità. E l'avevamo vista con lei, avevamo avuto la stessa idea immediatamente. Anche in fase di valutazione ex ante, pensate rispetto ai contesti d'uso alle pratiche, che sarebbe importante interrogare le persone che prima frequentavano questi spazi. Perché possono dirvi rispetto all'esposizione al sole, rispetto al vento, rispetto... Quindi è fondamentale, visto che si sono stratificati una serie di vissuti all'interno di questo luogo, sarebbe buona cosa insomma andare a capire anche tramite loro quali sono le potenzialità di questo spazio o le limitazioni. Ok. Allora, in realtà noi vi avevamo dato un'indicazione che era quella di dividere gli spazi per tipo, quindi abbiamo gli spazi esterni, gli spazi di supporto e gli spazi operativi. Gli spazi esterni in questo caso sono il giardino e la pertinenza, la corte, dove avete deciso di svolgere queste attività orto e le attività didattiche,
questa di dedicarla comunque eventualmente al lavoro con un'adeguata protezione, copertura per l'estate. Poi avete gli spazi di supporto che sono la cucina, per esempio, per il co-eating. La reception potrebbe essere considerato uno spazio di supporto in realtà, perché comunque voi ci effettuate, ricevete le persone che vengono magari a interagire con voi. L'avete configurata anche come il cardio, quindi come zona di passaggio. In realtà il cuore del vostro progetto è quello che tiene coesa la comunità del co-working. Gli altri, e poi c'è anche la zona di relax, avete incluso anche la libreria, però insomma la zona di relax è una zona di supporto per il co-working. Dopodiché avete tutte le altre zone che sono zone operative, quindi dove fate la conferenza, gli spazi che affittate, la sala multifunzionale e l'open space, vero e proprio, dove sono situate le vostre postazioni di lavoro. A questo punto ci potremmo dividere in gruppi, seguendo le tre divisioni degli spazi funzionali. Magari c'è qualcuno che è interessato a lavorare su come organizzare la cucina, come organizzare il co-eating, come spingere perché ci sia la comunità dei beni anche del cibo, spingere sul mangiare insieme, sul socializzare insieme durante le pause pranzo e così. Gli spazi di supporto, quindi questi gli spazi di supporto, gli esterni, le attività da organizzare all'esterno, cosa ci serve per avviare un orto, per avviare delle attività didattiche nel giardino, cosa ci serve per attrezzare ed organizzare proprio dal punto di vista dei materiali e del lavoro che ci dobbiamo mettere noi per trasformare questo spazio. Quindi anche gli spazi operativi, cioè dobbiamo proprio fare questa checklist, diciamo, del cosa serve per trasformare questo spazio. Esatto, e ovviamente la fase di gestione è quella fondamentale. L'asino casca sempre sulla gestione. Come si può gestire nel tempo questo luogo e quindi creare delle economie tali, eccetera, eccetera. Quindi questa è la parte che inizia da questo punto in poi. Però prima di questo dobbiamo capire esattamente quali sono al momento zero i costi per poter iniziare. Poi capiremo, come abbiamo visto qui, come sgravarci da un po' di questi costi. Abbiamo molto poco tempo, quindi siamo sempre stretti, non si siamo capisce stretti. Come. Quindi sarebbe il caso, sì, come diceva Rica, ci dividiamo per gruppi e teniamo questo all'interno della checklist, questi tre punti che ciascun gruppo dovrà sviluppare rispetto alla stima dei materiali, una stima materiale di quelle che sono le cose che servono per attrezzare questo spazio, una stima approssimata anche delle ore uomo e quelli che sono dei nudi e crudi costi economici al momento zero. E poi, per stima dei materiali si intende, appunto, abbiamo detto che vogliamo rendere queste due stanze più unite. Allora, materiali, devo costruire una porta scorrevole in questo spazio, questo tipo di ragionamenti. Ho bisogno di 20 sedie e 5 postazioni del PC piuttosto che, cioè, sì. Siccome noi avevamo l'obiettivo nel gruppo 20 nodi di creare la community, sì, e avevamo immaginato quell'evento, no, di progettazione partecipata, e nonché poi le varie partnership, tutto il resto, non potrebbe essere, visto che comunque anche i casi ormai ben consolidati sul territorio ci hanno raccontato e dimostrato che coinvolgendo anche la community, quindi aprendosi verso l'esterno in un processo di progettazione degli spazi, dei materiali, quindi anche chiamare a raccolta chi può dare cosa e fare cosa, quindi andando ad abbattere, cioè dobbiamo... Tu non possiamo, sai cosa ancora? No, però dico andando ad abbattere, siccome... No, c'era, non, sì? non si sta riorientando. Il processo è esattamente lo stesso di prima, quindi noi a un certo punto individueremo gli stakeholder, i portatori di interesse. No, ma voi avete, la domanda di adesso è individuare... Cosa vi serve? Appunto, però... Per trasformare questo in un... Ma cosa vi serve... Esatto. Però la progettazione dello spazio interno, quindi non la faremo in modo partecipato, la faremo noi? No, la farete in modo partecipato, però nel senso, cosa ti serve effettivamente per avere nell'open space, cosa ti serve a cui proprio non puoi rinunciare? La scrivania. Quindi non lasciando tipo lo spazio in mano a designer, architetti e dire no. Fate, no. Okay, vuoi lasciare lo spazio? No, cioè voi domanda. Volete lasciare lo spazio in mano agli architetti? No. Cioè,
Ma infatti la mia è una domanda, non è un... cioè io sto chiedendo a loro... Il microfono. Un processo partecipato non è mai una cosa che nasce veramente al momento, no? Ha un'organizzazione dietro, un pensiero che è stato già un minimo, non ti voglio dire strutturato perché sarebbe forzare la mano, però quando vai a porre le domande agli abitanti che vuoi coinvolgere, agli artigiani che vuoi coinvolgere, eccetera, eccetera, devono essere domande molto ben chiare e strette, perché se tu le lasci aperte ritorni sempre da capo. Oggi vengono 50 persone, domani ne vengono 52, ma 30 di quelle 50 ieri non c'erano, e ti riportano indietro col ragionamento. Allora, se la tua domanda è stretta ed è precisa, tu riesci a fare un passo in avanti ogni volta, tutti insieme, ridiscutendo le cose, decidendo insieme. Ma se tu lasci che ogni volta, allora cosa vi piacerebbe, allora che facciamo, ogni volta ti ritrovi a ripartire, a spiegargli che sì, è bellissimo, ma il campo da tennis regolamentare là fuori non ci sta. Che il... chiedere al falegname cosa gli vuole dare, cosa ti potrebbe essere di troppo. E dopo. Quello che abbiamo detto prima, cioè tu devi avere già più o meno, come diceva Sara, un'idea, almeno un'idea di massima, perché comunque, cioè, se attivi un processo devi essere in grado anche di condurlo, no? Cioè bisogna restringere, cioè bisogna sempre restringere il campo, però deve essere efficace per quello che serve a voi come comunità che state costruendo il co-working. Dopo vi aprite alla comunità per cercare gli strumenti per realizzare queste cose. E siamo cose, qui, però... quello che tu dici, cioè, ed è il livello in cui già un'idea ce la siamo fatta. Cioè quando noi dobbiamo fare, attivare gli speech box, i focus group, le interviste, il muro nomade, o piuttosto qui un public house conference, cioè sono tutti strumenti che ci permettono di capire, abbiamo detto prima, le persone che abbiamo individuate, che contributo possono dare all'attività che stiamo facendo e che beneficio eventualmente possono ricavarne. Quindi però tu ora devi sapere già all'inizio che se devi fare, attrezzare uno spazio open space avrai bisogno, ma ci volete 10 scrivanie, 10 PC, poi il come andare a reperirle, coinvolgere, eccetera, eccetera, è già allo step successivo, però è diverso... Siamo qui, c'è tutto questo, c'è, però un'idea iniziale. Tu mi dica che viene dall'esperienza di co-working, dire tu come l'hai fatto, voi come l'avete fatto che indico a Berlino il vostro, cioè che cosa avete messo in che cosa serve veramente, no? Per cominciare, perché magari noi le nostre idee ce le abbiamo. Però questi sono i due livelli di cui parlavamo prima. Allora, in realtà, quando tu fai un... per questo, perché vi dicevo, non ha senso, il discorso è non ha senso concentrarsi solo sullo spazio, non ha... Il processo è un processo interdipendente, tu ti muovi parallelamente sui due fronti, tu ti muovi sia sul fronte dello spazio, sia sul fronte del contenuto, perché uno spazio senza un contenuto non ha senso di esistere, sono quattro muri che stanno in piedi e stanno in piedi anche da soli senza di voi. Il punto della questione qual è? Noi vi stiamo fornendo gli strumenti per potervi muovere parallelamente su tutti e due i livelli. Quello che voi dovrete andare a fare nella realtà è, ok, io... vorrei realizzare uno spazio di co-working, ovviamente non mi interessa rimanere tutti tra di noi, il senso mi sembra questo, no? Se rimaniamo sempre tra di noi, ci diciamo sempre le stesse cose, se abbiamo un'omogeneità di pensiero, non facciamo nessun tipo di innovazione, nessun tipo di crescita, punto. Dall'altra parte, quindi, lo spazio lo voglio trasformare così, fisicamente, ed è un livello, e ho bisogno di fare determinati step. Dall'altra parte ho, bene, ma con questo spazio, questo gruppo di persone vogliono fare cose belle, quali sono le cose belle che vogliamo fare? Queste, come metto insieme queste cose? Dato che cose? Noi abbiamo tirato fuori quello che vogliamo fare, no? Le idee, voi come ci consigliereste di farlo fisicamente, per esempio, qua dentro? Perché abbiamo bisogno di aiuto, ovviamente, no? Uno dice, vabbè, ok, le scrivanie, però per capire... Cioè, io perché ripeto... Tu dopo ti poni il problema di come andare a coinvolgere le persone, sì. Come recuperare le scrivanie col riciclo, come far venire le persone che ti danno le porte, oppure le maestranze, eccetera, eccetera. Però, esatto, nella fase del come, però se è uno spazio di co-working, immagino che tu, come gruppo promotore, abbia già chiaro cosa ci vuoi fare là dentro. Poi puoi lasciare...
Esatto, poi puoi lasciare alcuni spazi che siano spazi che cioè, vai a negoziarli con la comunità, ma un conto è lasciare qualche spazio da negoziare, un conto è far entrare così nell'anarchismo metodologico le persone e dire ok, facciamo una progettazione partecipata, che ce ne facciamo dell'asilo nido? È un altro discorso. Però se tu sai che devi fare uno spazio di coworking qua dentro, alcune funzioni dovrebbero esserci di fatto, no? Poi il coinvolgimento sta magari nel livello del come farlo e non del cosa fare. Cioè devi chiarirti a quale livello vuoi che le persone vengano coinvolte. Però dovete anche tenervi pragmatici, no? Cioè bisogna rimanere a terra anche con le cose che... No, esatto. Cioè l'idea era... Perché noi avevamo quell'obiettivo di creare la community, cioè sì, ma la community era molto importante, come fare, sul cosa fare. Cioè, qui sono parenti, cioè, ovviamente non è che siamo qua, ognuno... No, concordatelo come... Cioè, nel senso, sono domande spontanee che non in questo momento, perché altrimenti poi è difficile anche recuperare, quindi sono domande che sorgono proprio come indicazioni della serie. Fateci un attimo, ispirateci sulla... Cioè in realtà tutti quei temi che voi avete evidenziato all'inizio della nostra esperienza insieme, quindi il bistrò, cioè tutte quelle cose che proprio inizialmente sono arrivate come input, voi le vorreste tutte includere in uno spazio di coworking, nel vostro spazio di coworking, o almeno cercare di, la maggioranza, realizzarle nel vostro spazio di coworking. Bene, allora il nostro esercizio, la cosa più difficile è questa, noi abbiamo questo spazio è limitato, quanti sono? 100, 200 metri quadri, 300 metri quadri, divisi così? Bene, allora come facciamo a far stare tutte quelle funzioni così diverse tra loro in questo spazio con questi limiti architettonici? Allora, forse dobbiamo decidere che dobbiamo creare degli spazi flessibili all'interno di questa pianta, su questa pianta, talmente flessibili che un giorno ci posso fare il bistrò, un giorno dopo ci posso fare il forum delle associazioni, un giorno dopo ci posso fare l'evento culturale. Come faccio questo? Cosa ti serve per rendere uno spazio così flessibile? Vi servono per esempio, non lo so, degli arredi flessibili, allora vi servono degli arredi che si possono smontare e rimontare in 2 secondi. Chi vi serve per realizzare questi arredi da smontare e rimontare? Il processo è questo. Quando vi raccontavo l'esperienza del contratto di quartiere a Roma, c'era a Quartaccio, si poteva scegliere a che livello fare, coinvolgere la comunità. Nel modello veltroniano il cosa fare era già deciso dal comune, cioè il comune lì voleva fare uno spazio multifunzionale, tutte queste cose, ok. Poi ha capito che doveva fare una sala prove perché la banda Bassotti, essendo del quartiere, suonando, sapeva che c'erano dei ragazzi musicisti e che quindi la sala prove poteva essere uno strumento di eccetera eccetera. Però il cosa l'ha deciso il comune, il come hanno fatto in un certo senso modo che lo decidesse la comunità o comunque i musicisti. Però è una scelta che il gruppo decide di fare. Io decido che il cosa parte lo decidiamo noi e parte lo decide la comunità, piuttosto che il cosa lo decidiamo noi e il come lo decidiamo con la comunità, basta chiarirsi a quale livello si vuol attivare il coinvolgimento. La pubblica amministrazione, no, nel momento in cui può aprirsi alla concessione dello spazio, cioè la pubblica amministrazione nel momento in cui diventa, può aprirsi alla concessione dello spazio, potrebbe anche mettere come condizione magari il fatto di immaginare però quel luogo come un qualcosa che venga definito con la comunità, che poi ci sia il gruppo che lo gestisce e tutto il resto, però sono tutte ipotesi, nel senso che immagino che ognuna di queste poi possa essere, cioè non è facile, immagino, nel percorso andare a capire all'inizio se bisogna immaginare solo il come o anche il cosa, quando in realtà gli attori con cui poi si parlano sono comunque le pubbliche amministrazioni anche, e quindi hanno un interesse nel vero senso della parola, almeno dovrebbero, nel vero senso della parola, a coinvolgere la comunità sul cosa, perché altrimenti la comunità non si sente parte. Però basta capirsi, intendersi sul mandato. Se il mandato è il comune mi dà lo spazio per fare il co-working, è una cosa. Quindi la questione che poni te, la comunità deve entrare, non deve entrare, poi fa, poi non fa, il sindaco mi ha detto che... È una questione successiva. Nel momento in cui stiamo lavorando per uno spazio di co-working, sappiamo già che questo spazio sarà uno spazio di co-working. A quel punto, visto che il gruppo promotore a cui il comune ha assegnato questo spazio può decidere se fare, sì, il si può decidere, il gruppo può decidere di
lasciare alcuni spazi, come dici te, aperti affinché la comunità possa decidere cosa farne, piuttosto che dire guarda, alcune, perché sia uno spazio di co-working, alcune cose devono esserci lì dentro. Io oggi ho sentito una cosa bellissima e la state trascurando e mi spiace un sacco. Il gruppo che, cioè non che l'altro gruppo non abbia lavorato bene, capito? Però quando avete proposto i nodi è emersa una cosa, è emerso e facciamo un nodo anche a mare, e facciamo al porto, e facciamo un nodo anche, no? Ecco, provate a pensare che il dove cambierà in divenire tantissime volte. Un po' perché oggi questo spazio è libero, magari arriva un'emergenza e questo spazio si occupa perché il comune ha bisogno di occuparlo per qualunque ragione, oppure ha bisogno di venderlo, oppure ha bisogno, non so, no? E questo spazio come qualunque altro, io gli ultimi tre processi partecipati che ho seguito ci hanno dato uno spazio, destinato uno spazio e dopo sei mesi ce l'hanno cambiato. Quindi non vi fossilizzate sul dove, che non è proprio necessario. Ragionate molto bene voi e la vostra comunità e tutti quelli che volete aggregare sul cosa e sul come. E provate a tenere aperta la finestra che è venuta da voi e che quindi è un primo seme di questo vostro co-working sinergico, sulla sinergia, l'importanza di una sinergia dei nodi e quindi sul fatto che possa essere diffuso e che le funzioni che non ci stanno qua stanno a Melpignano e quelle che non ci stanno a Melpignano stanno da un'altra parte e poi c'è il porto e poi c'è, capito? Perché in questo modo si potenzia tantissimo e vi dà la possibilità anche di aprire la vostra mente e di immaginare molti più usi che le 5 scrivanie più 5 scrivanie, benissimo. E poi ce ne sono altri 5 che sono a 3 km da qua, bene uguale. E poi, però se uno deve fare la sala prove e lì ci sono quelli che stanno lavorando, facciamo che la sala prove la facciamo nell'altra struttura di là o la facciamo al porto che non dà fastidio a nessuno. E la sala degli eventi un po' più grandi la mettiamo in un posto in cui possiamo fare l'evento fino a mezzanotte l'una e non dobbiamo finire alle 9 perché la signora di fronte se no ci spara e via così, no? Per cui non vi fossilizzate troppo, questo è un posto preziosissimo e potrebbe, speriamo, se chissà, essere uno dei nodi. Secondo me è importante, però non vi chiudete troppo sul dove. Secondo me è anche importante non chiudervi sul dove, perché fossilizzandosi sugli spazi si perde veramente tantissima altri input, altri obiettivi, altri materiali, altre ricadute. Cioè la ricaduta che si può avere per esempio sull'amministrazione pubblica, il vantaggio che l'amministrazione pubblica può avere dalla vostra esistenza, anche se voi non dedicate uno spazio fisico specifico a una porzione di comunità per fare qualcosa. Attivare per esempio un programma, non lo so, di raccolta rifiuti fatto in un determinato modo, che poi viene allargata alle scuole, che viene allargata alla comunità, ha una ricaduta di costi, benefici, cioè si abbatte il costo della gestione dei rifiuti per l'intero comune alla fine, se questo processo ha un super successo, per cui l'amministrazione pubblica il suo ritorno ce l'ha avuto, anche se non ha uno spazio X fisso dedicato ad attività specifiche esterne al gruppo dei soci fondatori, capito cosa intendo? Ci sono diversi livelli di benefici. E partecipazione? Sì. Vale tutto quello che ci stiamo dicendo e anche di più, e non è un caso che questo laboratorio non abbia contenuto tutto il suo ragionamento all'interno dello spazio. Abbiamo dedicato su 4 giornate solo 8 ore a un ragionamento sullo spazio che già era evidente anche per come abbiamo costituito il gruppo delle persone che hanno lavorato a questo modulo. Conteneva già un gran bel ragionamento che è prezioso, che quello che abbiamo fatto ieri e che quello che abbiamo fatto stamattina sul cosa e sul come. Certo, c'è l'idea di perderci all'interno di questo laboratorio uno spazio in cui proviamo a fare un esercizio anche mentale, no? Di dire ok, ci stiamo dicendo tutte queste cose che sono il bene più prezioso che abbiamo, no? È la costruzione della community, intercettare i bisogni, l'identificare la domanda, il provare a valorizzare la messa in rete in relazione a tutto questo. Poi però cioè, penso sia anche utile, ed è uno dei motivi per i quali insomma come gruppo promotore di questo laboratorio abbiamo fortemente anche voluto, no, questo piccolo spazio qui, l'idea di fare un esercizio mentale anche di, sì esattamente, infatti è molto bello quello, anche di proprio, cioè rendersi poi conto che a un certo punto devi negoziare sul dove e sul come, cioè che anche lo spazio in qualche modo, pur non essendo un elemento primario, incide su quel come in qualche modo. Poi è chiaro che
vale, sono d'accordissimo con quello di Giantonella, cioè il come determina anche il dove, cioè questo probabilmente rispetto a quello che ci stiamo dicendo noi da settimane di voler fare non potrebbe essere uno spazio ideale, perché noi ci immaginiamo uno spazio che abbia molto più verde, che abbia molte più possibilità di fare delle attività, però come esercizio proprio pratico secondo me è utile fare quello che stiamo facendo, penso siamo tutti... di fare di necessità virtù, cioè se idealmente, se teoricamente avessimo a disposizione questo spazio e volessimo realizzare un'esperienza di co-working, dobbiamo fare i conti con questa fisicità, con questi spazi, quindi come prima, proviamo 200, a fare 200 metri quadri, come li con tutti i suoi limiti. No, 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 sì, 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 in corsa. Sì, 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 assolutamente. Esatto, infatti la mia domanda è come immagino, come posso organizzarlo, come lo immagino. Poi, nei vincoli del contesto, siamo arrivati al punto di capire il problema, cosa serve per attrezzarlo. Ok. La domanda è cosa serve per attrezzarlo. Ok, quindi sono definite un po' le funzioni, lasciandone qualcuna scoperta, la possibilità che qualcuno la possa essere definita dalla comunità. Ok. Dobbiamo arrivare a produrre questa checklist delle azioni proprio su questo spazio per attivare le funzioni che avete individuato. Quindi siamo alla fase della stima dei materiali, della stima delle ore uomo e della stima dei costi economici al momento zero. Poi il tuo discorso è nello stesso, questo dicevo prima, pensavo, e nella parte successiva. Ah. La parte successiva, se hai bisogno, diciamo prima, di 10 sedie, di 20 scrivanie, il come andare a reperirle per abbattere i costi, posso darci una mano a una serie di strategie, quali il crowdfunding, il baratto, l'autocostruzione, che in un certo senso possono farci abbassare i costi coinvolgendo competenze, saperi, relazioni sociali, eccetera, eccetera. Quindi vi dividiamo in gruppi? Dividiamo in tre gruppi. Sì. Dividetevi in tre gruppi, esterni, supporto e operativi, quanti siete? 2, 4, 6, 8, 10, un po' rispetto anche a come, 14, a come 16, cosa vi viene meglio, diciamo. 17. Guarda, a me mi interesserebbe molto lo spazio esterno, quindi io mi aggrego nel gruppo. Dovremmo di chi si vorrà occupare dello spazio supporto. Esterno. Possiamo... Come? Copriamo in tre, tutte e tre le aree funzionali. Ce la facciamo sì. Quindi ogni gruppo lavora comunque sulle tre aree. No, ogni gruppo lavora su una. Sì, solo questo un'area. È un criterio. Per fare veloce, ora il criterio è dividetevi in esterno supporto operativo. Un altro criterio, dividetevi rispetto a quello che voi pensate possiate dare come contributo. Per esempio, guarda, a me, io che sono agricoltore, mi voglio occupare dello spazio esterno. Quindi il criterio di scelta dipende anche un po' anche da, dall'interesse dal che tu porti. Che abbiamo. Spazi esterni, spazi di supporto e spazi operativi, quindi gli spazi di supporto sono per esempio la cucina, il co-eating, okay. Relax, sì. Questi qua, la reception, il cardio point, spazi operativi sono tutti quelli delle attività e spazi esterni sono la corte e il giardino. Ok, gruppo supporto. Sì. Ragazzi, un quarto d'ora per questa attività, anche meno. Anche meno. Anche meno. Allora, è chiaro quali sono gli step metodologici utili per inquadrare il discorso che stiamo portando avanti in questi giorni. È ovvio che anche questi step non prendiamoli mai, non ci bisogna mai innamorarsi né dei dispositivi né delle metodologie, perché sono strumenti piegati al contesto e all'uso che ne vogliamo fare, agli obiettivi da raggiungere. Quindi questa è la, come dire, un piano di lavoro e anche un iter metodologico che in questo caso stiamo utilizzando. Ciò non toglie che in qualsiasi altro contesto, in un'altra situazione, questi step possano essere esplosi, approfonditi, ridotti, rimodulati, posticipati o anticipati. Importante che è come se mettessimo questo schema al sole, potessimo fare una lastra per capire quali sono i momenti fondamentali. Abbiamo detto la valutazione ex ante, che è un momento di mappatura fondamentale, sia fisica, cioè sia materiale che immateriale, individuare e coinvolgere gli attori e poi arrivare ad una parte, come in questo caso,
specifico di capire quali sono i costi che andremo a sostenere e come ammortizzare questi costi. Allora, chi vuol venire a raccontare alla plenaria come ha sviluppato la checklist? Ci siamo occupati degli esterni e con il discorso che avevamo anticipato prima, quindi avevamo deciso di riprogettare i perimetri delle parti fertili dalla parte della cucina per quanto riguarda gli ortaggi. Per quanto riguarda da questa parte non l'abbiamo discusso, ma io l'avevo scritto, ecco perché lei mi dice dillo tu, con le piante ornamentali. Quindi lì c'è bisogno di fare uno sterro, l'approvvigionamento terra, la concimazione e preparazione del terreno, implementare un corso di formazione per i bambini che dovrebbero poi occuparsi di questo spazio, contattare gli attori da coinvolgere, tipo l'architettura del verde, perché è proprio limitare gli spazi in cui fare queste cose. Altrimenti abbiamo poco spazio, avevamo pensato anche alla coltivazione in verticale. Molto belli infatti. Prevedere capanno attrezzi e materiali vari. Parte altra, contattare gli attori da coinvolgere, appunto anziani contadini come tutor nella coltivazione per i bambini, vivaisti per tutte le cose che ci possono servire. Fino a qui eravamo arrivati. Una notazione, tutto chiarissimo e puntuale. Però una parte che ho detto, contattare gli attori, invece sì. A monte individuare gli attori. Ok, cambiamo il vocabolo perché è quello che intendevamo. Che prima li individuiamo, sì. E poi sì. Secondo, giusto. E poi prevedere addirittura un'adozione degli orti, come già succede in tante altre parti d'Italia. C'è gente che viene, si coltiva il pezzo di terra, paga un fitto e poi... Era così? Ok. A posto. Grazie mille. Grazie. Scusa, in questa fase è ovvio difficile stimare proprio i costi, cioè è impossibile... Forse una cosa che avevamo individuato, cioè quella del business plan e work plan. Sì. Cioè, da fare... coinvolti gli attori... costruire insieme, insieme il progetto. Dopo aver valutato la loro disponibilità, quindi quelle ore quindi di business plan. Esatto. Noi perché abbiamo separato la prima stima dei costi e poi la stima ricalibrata rispetto a quello che è il contributo che possono dare gli attori? Perché questo ci può dare anche la misura di quanto effettivamente riusciamo a risparmiare attraverso il coinvolgimento degli stakeholder. Quindi è più un modo per avere la cartina al tornasole per capire, ci sarebbe costato tanto, siamo riusciti ad abbattere i costi. Ok? Allora, noi siamo arrivati purtroppo incompleti perché non esisteva un gruppo operativo e abbiamo perso circa metà del tempo rendendoci conto che non esisteva, cercandolo e... Sì, in fretta e furia. Ok, però è stato un esercizio carino. Allora, noi siamo occupati degli spazi operativi, quindi in particolare di queste due sale, che quindi sono comunicanti, e abbiamo capito che il problema era come le persone poi si trovano. Abbiamo fatto un ragionamento partendo dagli strumenti, quindi i tavoli, stampanti e quant'altro. Poi abbiamo capito che dobbiamo ragionare su come le persone si trovano a utilizzare questi ambienti attraverso quegli strumenti. Quindi il ragionamento è stato un po' più complesso. Quindi banalmente una sala riunioni, siamo partiti dicendo serve un tavolo, 6-8 sedie, abbiamo cercato di capire quanto spazio serve per fare delle riunioni, quindi immaginando ad esempio che le riunioni avvengono le migliori con dei piccoli gruppi, altrimenti diventa difficile condividere, deliberare e sintetizzare, quindi abbiamo un po' ripensato anche il dimensionamento della sala riunioni e quindi il numero di strumentazione all'interno di questa sala, quindi non andiamo oltre dalle 6-8 posti e quindi conseguentemente un massimo di due tavoli che possono essere uniti o separati. Abbiamo pensato anche che possono servire più sale riunioni contemporaneamente, quindi una sala riunioni soltanto per tutta la struttura potrebbe essere un handicap per chi poi per altri colleghi che hanno necessità di questo tipo.
Quindi qui bisogna intervenire di nuovo sulla ristrutturazione dello spazio, immaginando delle sale più piccole e tutto il resto. Fondamentalmente, a parte le sedie e il tavolo, come in tutte le sale riunioni, un proiettore, un telo oppure una parete libera, lavagna fogli mobili, la classica strumentazione. Fondamentalmente per riunire le persone e farle lavorare, a nostro giudizio, almeno in questa fase, non serve molto di più. Okay? Quello che serve è il... vale sia per le sale riunioni ma per tutti gli ambienti, è una riflessione che coinvolge tutta la struttura, è il comfort, ci deve essere comfort acustico, ci deve essere comfort climatico, quindi in inverno e in estate, e questo può essere un problema che impatta molto dal punto di vista dei costi, anche perché ci sono diverse abitudini, diciamo che si discute spesso, prima ho sentito, a me dà fastidio la luce diretta, no? Per cui io voglio più luce, apri la finestra, chiudi la finestra, più aria condizionata, questo può diventare un problema. Sinceramente non abbiamo una soluzione. Immaginare e condizionare tutti gli ambienti, addirittura ionizzarli, cose di questo genere, cioè, diventa un po' complicato, quindi rimandiamo a sessioni future. Vale lo stesso principio quando uno dice, ok, faccio una casa, vado, fai la base, poi quando ci stai, dentro, sì, esatto. Sulle sale open, sulle sale open, quindi sulle open space, fondamentalmente non più di 12 persone tra le due sale, anche perché abbiamo immaginato di attrezzare delle scrivanie mobili, perché possono, le scrivanie sono le nostre piccole, è uno spazio privato la scrivania, quindi uno arriva e l'arreda con, anche emotivamente, no? Per cui ci è sembrato un po' forzato immaginare una scrivania anonima, che quindi uno possa sedersi dove capita, un po' ci si affeziona, è vero, poi ci si può cambiare di postazione nel tempo per conoscere, riaggregarsi, no? E stimolare anche i processi affettivi. Però fondamentalmente è giusto che uno che paga, occupa una scrivania, possa poi arredarla, tra virgolette, e se ha necessità di lavorare per un certo periodo con un altro collega che sta che è mappato in un'altra posizione, in un'altra stanza, possa spostare la scrivania e quindi non debba ogni volta smontare tutto il sistema che ha messo su. Quindi scrivanie mobili, sedie ergonomicamente valide, quindi non sedie da battaglia, perché vuol dire, ci passiamo tanto tempo, quindi una particolare attenzione all'ergonomia. Altezza dei tavoli, inizialmente avevamo pensato di recuperare i tavoli così un po' a casaccio, anche da materiale di riuso, insomma, però fondamentalmente siamo interrogati anche sulla dimensione, 80x180, un metro, la disposizione rispetto alla luce solare, è importante per esempio che la luce arrivi di traverso rispetto all'orientamento delle scrivanie per il massimo comfort visivo, l'altezza delle scrivanie, quindi eventualmente scrivanie regolabili in altezza per alcuni tipi di professioni, magari per chi sta parecchio seduto, addirittura degli schermi che possano essere e delle scrivanie, scusa, no, delle tastiere, schermo e tastiera da attaccare al proprio laptop, al proprio PC, perché lo schermo ha una, ti permette di posizionare, avere una postura più corretta rispetto allo schermo del notebook, insomma, che ti costringe ad avere una postura un po' strana, almeno per me è così. Quindi tutta una serie di note anche sulla sicurezza, diciamo, sull'ergonomia del lavoro, che ci ha aperto un po' un mondo a cui non avevamo pensato. Poi vabbè, piuttosto che immaginare le varie cassettiere, scaffali attaccate alla scrivania, delle cassettiere comuni fondamentalmente, perché è inutile immaginare di avere una pinzatrice, una strumentazione, diciamo, classificata come cancelleria per ogni scrivania. Fondamentalmente c'è una sorta di angolo collettivo in cui c'è la stampante wifi o lo scanner e appresso tutta una serie di dotazioni standard per l'ufficio. Poi fondamentalmente in ufficio non serve moltissima roba, soprattutto quando si può condividere. Lampade. Anche qui importanti, quindi non luce diretta al neon, ma quindi uno studio anche di design della luce, perché questo influisce tantissimo nel momento in cui si accendono le lampade, e una definizione della policy d'utilizzo di tutto il materiale, delle regole di comportamento all'interno, quindi da elaborare. Sui costi non ci siamo arrivati per motivi di tempo e perché la cosa si complica ulteriormente, però la riflessione ci è servita per capire come poi elaborare, diciamo, questa idea di base. Grazie. Okay. Altro gruppo? Allora, noi avevamo quello dei materiali quello di supporto.
no, di supporto. Di spazi di supporto. Allora, abbiamo iniziato dalla cucina, individuando un po' di materiali. Abbiamo visto che qualcosa c'è già, quindi siamo partiti da quello che c'è. Quindi i fornelli ci sono, la cucina insomma un po' già mobiliata, poi già abbiamo iniziato a collaborare con Giulio che si è messo a disposizione, quindi ha detto io svuotando insomma spesso delle case per le mensole le porto io, le dispense anche, e quindi abbiamo abbattuto già un po' di costi. No, l'ho già adocchiato io per il mio B&B, quindi per quanto riguarda pentole, tovaglie e stoviglie, in genere abbiamo detto che magari ognuno di noi quello che ha in più in casa, che ha doppio, lo può portare, e poi su questo magari si coinvolge anche la comunità, insomma, le gummari, l'azienda. Sì, e su questo anche... Sì. E su questo, per quanto riguarda la dispensa, perché abbiamo pensato che la cucina insomma vuota non avrebbe senso di esistere, abbiamo fatto così un budget a disposizione per riempire la dispensa, ci servirebbero tipo per iniziare 500 euro, perché siamo 20 persone per una settimana, due insomma, perché non si è capito bene quanti pranzi, quante cene. La dispensa la riempiamo, infatti con l'otto. Collaborazione delle aziende agricole. E appunto abbiamo trovato poi questa opzione, perché abbiamo individuato questo prezzo, però abbiamo individuato anche le modalità che non ce lo fanno sostenere, e quindi c'era l'orto e il discorso di coinvolgere poi aziende del territorio anche con prodotti brutti ma buoni, oppure andando a fare la spesa al fruttivendolo quando sta chiudendo nei mercati generali, perché insomma chi ha fatto l'università in genere faceva così. Abbiamo detto che potevamo fare stagionalmente i mercatini, no? Con la produzione che avremo. Pure poi fanno scambi di eccedenze, perché gli orti non trovano, ti do l'orto, trovano. Esatto, col baratto. Esatto. Sì, no, abbiamo individuato un prezzo proprio per far capire quanto si può fare senza sostenere, no, poi il costo effettivo che tutti siamo abituati. Devo mangiare, vado a fare la spesa, invece io lo faccio praticamente con la mia vicina, che ci scambiamo tutto perché siamo sola e sola, allora non andiamo a sprecare nulla. Poi per quanto riguarda le ore uomo, l'abbiamo individuato 2 ore a settimana per 3 persone, perché abbiamo pensato che in fase di avviamento, quando poi si va al regime, di fare un minimo di organizzazione per chi rimane a pranzo, quindi assicurare che magari c'è quella persona che comunque ottimizza il tempo e le risorse per cucinare un po' per tutti, quindi non che ognuno cucina per se stesso, ma proprio per seguire sempre il filo conduttore della comunità. Poi per quanto riguarda lo spazio della reception, abbiamo individuato naturalmente la scrivania, la cancelleria, l'armadietto dove tenere tutto, le sedie, la stampante, e una grande bacheca insomma dove mettere tutti gli appuntamenti, quello che si fa. E poi ne stavamo discutendo proprio adesso sedute, perché io questa reception me la immagino come un luogo di via vai, di condivisione, e quindi me la immagino anche come un luogo colorato, nel quale mettere anche, visto che abbiamo parlato di laboratori, mettere quelli che sono stati poi i lavori, no, per farli vedere, perché la reception è dove tutti si fermano e quindi facciamo capire già subito che cosa si fa. Sì, il materiale che comunque si produce, quello che si fa, già metterlo lì intorno e esponendolo. Sì, e quindi di quello che viene fatto. Sì, sì, sì. In questo modo si dà già all'occhio, no, quello che dove mi trovo praticamente. Dal punto di vista economico abbiamo individuato un 200 euro, ma proprio indicativi, perché poi in base a quello che ci siamo detto, tutto quanto può essere reperito, pure il PC l'abbiamo proprio annullato, perché comunque ognuno se lo porta da casa, quindi l'host anche in questo caso insomma se lo porterà da casa. Noi abbiamo finito qui, perché poi siamo rimasti con una domanda: siccome l'host è una figura importante della reception e siccome le persone poi hanno anche un altro lavoro, no, per poter sopravvivere, quante ore uomo bisogna che l'host dedichi alla community? Ok, abbiamo detto più host, quindi io avevo individuato 3 persone, 5, non si capiva, per coprire poi tutta una settimana, quindi su questo magari
Anche quando tu individui il numero di ore, per esempio, quando era a Madrid c'era la... dovevano fare la mensa popolare a Lavapiés, che è un quartiere popolare che si trova al centro di Madrid, e lì l'unico computo che dovevano fare è quanti pasti servono per, rispetto al fabbisogno che c'è in quel quartiere di persone che non hanno da mangiare, quante ore uomo servono. Sui pasti è stato semplice, servivano 500 pasti, è stata fatta la cosa che ormai si vede in giro tantissimo, andare nei ristoranti e prendere prima della chiusura tutto quello che non serve, già con quello organizzare la mensa. Il pasto successivo. Esatto, e poi con le ore uomo anche lì puoi compensare con persone, tipo come nel caso della Banca del Tempo, che possono venire a prestare la loro professionalità o il loro tempo per quell'attività, avendo in cambio... Quindi è previsto più ospiti, cioè è così. Ok, grazie. Rispetto al poco tempo che c'era, abbiamo. Insomma, sono già abbastanza elaborato. Abbiamo previsto il personale. Il personale per le pulizie, per le cose. Beh, ma questo può essere attivato in una seconda fase. No, lo facciamo noi. Cioè, bisognerebbe farlo in modalità collaborativa. Esatto. Non certo. Cioè, prima capiamo cosa ci serve, poi il come, che quindi potrebbe essere che ci siano persone disposte a venire a scambiare il servizio eccetera. Lo siete. Però è importante prima focalizzare il fabbisogno, cioè di cosa ci serve. L'ultimo schema che va un po' a completare tutto il discorso che abbiamo fatto, perché abbiamo detto qui ora sarebbe il caso di approfondire questa dimensione, di approfondire la SWOT in questo modo, di fare una lista con la palla di neve degli attori da individuare, eccetera eccetera, e questo schema modificato dell'analisi degli stakeholder, che è importante proprio perché c'eravamo inceppati su un passaggio. Guardate lo schema: individuare chi è l'attore che vogliamo coinvolgere, qual è la sua posizione rispetto al problema, per esempio la classica amministrazione. Si possono scegliere due tipi di punteggi: un punteggio, un indice sintetico, che è quindi più più o meno meno, piuttosto che più, piuttosto che meno, per capire il gradiente di posizione rispetto al problema, quindi è molto interessato, è poco interessato, è disinteressato, e quindi noi riusciamo ad avere già una prima fotografia per capire quando andremo ad incontrare l'amministratore. Ci facciamo, come diciamo prima, già una mappa in testa di quello che può essere la mappa della testa del nostro amministratore, sempre in fase di valutazione ex ante, perché dobbiamo già avere, diciamo, come una serie di elementi che dovrebbero essere utili, come quando si fa l'analisi della committenza, quando si va a incontrare l'amministratore, dice, ma io questa cosa non la voglio fare, io a me questo progetto non interessa, oppure dobbiamo avere già una serie di opzioni da mettere sul tavolo per convincerlo, comunque per tirarlo dentro all'interno del nostro progetto. Quindi non possiamo lasciare al caso il momento dell'incontro con lo stakeholder, non può essere un'attività improvvisata, perché rischiamo di bruciare sia la relazione sia l'esito e la partecipazione di quello stakeholder. Quindi anche in questo caso la valutazione ex ante è importante, e questa è una griglia che ci permette di ragionare in questo modo. Quindi ho un indice sintetico con i più e con i meno, oppure a livello anche qualitativo si può dire sì, l'amministrazione inizialmente sembra interessata, battiamo il ferro finché è caldo, perché poi si vota tra due anni e magari potrebbe. Quindi c'è sempre una parte quantitativa di indice e una parte più qualitativa di informazioni. Interessi rispetto al cambiamento. Questo attore, questa amministrazione, che interessi ha rispetto al cambiamento che può derivare, dall'attività che stiamo facendo? Interesse basso, interesse medio, interesse alto. Anche questo noi dobbiamo averlo già un po' chiaro prima di incontrare l'attore, perché dobbiamo andare già con una serie di proposte o di domande o di suggerimenti, come nel caso dei bisogni reali e percepiti che dicevamo prima, no? Magari il bisogno reale dell'amministratore è dire sì, ma questa cosa non mi interessa perché per esempio mi mette in combutta con la minoranza. Poi scavando dici guarda che questa cosa te la potrai spendere tra due anni ai fini elettorali, per esempio, perché? Cioè dobbiamo iniziare a capire come coinvolgere rispetto all'interesse che ha quell'attore. L'altra colonna, capacità di contribuire al cambiamento o di opporre resistenza. Anche questo dobbiamo più o meno già immaginarcelo prima.
E in ultimo, le azioni da intraprendere per coinvolgere lo stakeholder. Questo è quello che mancava nell'altra analisi degli stakeholder. Perché noi abbiamo detto, facciamo la fotografia di uno stakeholder che è posizionato qui, basso interesse, per esempio i produttori, basso interesse, basso influenza. Basso potere, scusa. Basso potere. Arriviamo, e quindi noi l'abbiamo anche segnalato qui. Arriviamo al punto in cui ci dobbiamo chiedere come facciamo a coinvolgere questi piccoli produttori di modo che si possano spostare da qui a qui, azioni da intraprendere per coinvolgerlo. E lì possono essere di vario tipo. Veniamo e ti raccontiamo, viene un testimonial, ci racconta una buona pratica, oppure veniamo e ti raccontiamo il progetto che stiamo realizzando, oppure ti invitiamo in un focus group valutativo con gli altri attori, ci racconti la tua posizione. Anche su questo possiamo scegliere quale può essere la strategia migliore per, in termini di azioni da intraprendere per coinvolgere il nostro stakeholder. Come potrebbe essere, devo studiarmi bene tutte le policies che ci sono, perché quando andrò dall'amministratore o dal produttore, per esempio, 2 mesi fa abbiamo fatto una valutazione ex post di un PIT 9 che è stato fatto nella zona di Casarano. Abbiamo fatto un libro bellissimo, è stato uno dei pochi casi in cui l'amministrazione regionale, in particolare il presidente e l'ex assessore Fratoiani, si sono messi nella possibilità di valutare il progetto che è stato realizzato, che è molto raro che un'amministrazione vada a vedere come ha speso i soldi che ha speso. In quel caso, ve lo dico in sintesi per dirvi quanto è importante uno strumento del genere, bisognava pensare delle misure alternative al carcere per alcuni detenuti attraverso attività di reinserimento sociale, quindi mandando per esempio alcuni di questi detenuti a lavorare all'interno di alcune aziende. Questa cosa qui non è stata fatta, le aziende sono state scelte da una lista come quella delle pagine gialle. È stato fatto un incontro in cui è stato detto: care aziende, siete interessati ad assumere a tempo dei detenuti? Chi diceva sì, chi diceva no, chi lo faceva perché magari aveva uno spirito compassionevole, quindi è stato lasciato tutto molto al caso. Quindi dei 300 iniziali, faccio per dire, pian piano se ne sono scremati, sono arrivati 200. Di quei 200 in corsa se ne sono stati persi 50. Di quei 50, quindi man mano, un processo che poteva non dissipare risorse ed energie, di fatto ha provocato alcune criticità. Sarebbe stato sufficiente, come lo step che stiamo avendo qui, andare a capire quali misure o quali attività potevano o quali interessi poteva avere un'impresa, tipo per esempio ci sono degli sgravi fiscali per le imprese che assumono. Allora, un conto è farsi questa mappa prima e avere chiaro, studiandosi tutto in fase di valutazione ex ante, quali possono essere le opzioni per coinvolgere le nostre imprese, piuttosto che lasciarlo al caso rischiando di fare un buco nell'acqua. Quindi sono strumenti potentissimi questi. Cioè, tu devi pensare quale può essere l'interesse di una impresa ad assumere un detenuto. E qual è la resistenza? Qual è la resistenza? Siccome molte volte l'azienda non lo sa, o lo sa, e ripeto, lo fa per le ragioni che possono essere le più svariate, è importante, se noi abbiamo delle chance, no, di supporto a fare in modo che lui dia un contributo e ne riceva e ne ricavi un beneficio, dobbiamo in un certo senso pensarlo già noi prima. Poi molto verrà nelle attività di negoziazione, ok. Però non possiamo, ripeto, lasciare al caso questi momenti che rischiano di bruciare l'intero processo o il coinvolgimento di attori fondamentali. È una cosa da commerciale, nel senso è molto più in linea con un discorso di questo tipo, di comunicazione dialogica, perché nei processi partecipativi non si lavora mai sulle posizioni che sono spesso inamovibili, dice un bel libro di Marianella Sclavi, ma bisogna lavorare sugli interessi, e gli interessi non sempre sono palesi, non sempre sono esplicitati, non sempre sono consapevoli. Dietro una posizione ci sarà sicuramente un interesse che dovremo essere in grado noi inizialmente e poi nella relazione con lo stakeholder di individuare, perché sull'interesse riesce a coinvolgere la persona, vedi tutto quello che ci siamo detti in questi giorni. Ok, abbiamo pochissimo tempo, tra un po' anche noi, purtroppo per me. Grazie. Mi dispiace, grazie a voi. Ciao. Posso via, e spero di incontrarvi. Ok. Tonto, tutti i nostri contatti ci lasceranno. Siamo tutti sinergici. In realtà volevo fare un'osservazione su questa cosa che hai detto. Ce l'ho.
Allora, volevo fare un'osservazione anche sull'ultima cosa che ha detto Toto sul coinvolgimento degli stakeholder. Che interesse possono avere gli stakeholder nel partecipare al vostro progetto? Questa cosa viene applicata anche qui, o può essere applicata anche qui, per esempio dal punto di vista per ammortizzare i costi. Un esempio che c'è a Berlino, in uno spazio di co-working, è quello di avere arredi nei luoghi comuni che sono rivendibili. Loro vanno dalle aziende, gli chiedono questi oggetti, quindi sedie, poltrone, che sono nello spazio e possono essere utilizzati dai co-workers, e nel momento in cui entra qualcuno, li vede, e questa è proprio una zona d'acquisto. Per cui io dico, vabbè, ma questa sedia mi piace, mi ci siedo, la provo, sapete, io come la porto a casa, quanto costa? Tutte le sedie, tutti gli arredi hanno il prezzo attaccato. Cioè, quindi hanno un cartellino col prezzo attaccato e in questo senso loro ottengono due risultati: rinnovano continuamente lo spazio, hanno il conto vendita perché loro vendono queste cose che ovviamente sono vendute a prezzo ridotto perché sono degli oggetti che sono già stati utilizzati o comunque sono l'oggetto d'esposizione, così, però hanno, ci guadagnano e fanno pubblicità alle aziende che li producono, quindi le aziende che li producono hanno interesse a partecipare al processo perché si fanno pubblicità. Quindi i risultati sono tre con una sola azione: ho creato uno spazio di vendita, mi sto arredando lo spazio, lo rinnovo ogni 2 mesi, in più faccio pubblicità alle aziende. Gli spazi comuni, quelli che possono essere riconfigurati, quelli che possono essere riconfigurati. Sempre tra la lista... Ospite delle persone, ma che è andata con questo spirito, cioè tutto quello che vedi, c'ha i cartelli, esatto. Sono spazi espositivi di questa azienda. Nel 2006, io dal 2006 al 2009 a Roma ho avuto un B&B che si chiamava Gioconda B&B Art, dove invitavo gli artisti ad esporre e gli artisti tipo mi lasciavano le coperte, la stessa cosa, mi lasciavano le lampade, anche lì con il prezzo, quella là me la lasciavano in regalo, quindi erano le coperte che non me potevo, cioè potevo comprare con 2.300 euro di affitto, cioè vatti ad arredare un posto del genere, no? Però di fatto era esattamente la logica che state dicendo e molte di quelle spese praticamente non le ho mai sostenute. Cioè una cosa anche fantastica per ammortizzare i costi, veramente usare la fantasia, nel senso, per esempio noi per arredare il nostro spazio, siamo architetti, cosa facevamo? Ordinavamo del materiale da cantiere e ci arrivava sui pallet, i pallet sono fantastici perché hanno, ragazzi, i pallet hanno l'altezza della scrivania, 80, sono modulabili, li metti insieme. Sono gli Europallet, noi abbiamo usato le cassette per gli alimenti per farci i cassetti, perché so, una volta che tu li monti e li metti insieme è tutto standard, preciso e perfetto, per cui abbiamo i nostri tavoli da 80%, da 180x120 e siamo a posto, due postazioni da un lato e dall'altro. E quindi noi raccoglievamo i pallet dai nostri cantieri, cioè arrivava il materiale, scaricavano e il pallet ce lo portavamo noi in studio. E la cosa fantastica di questa autocostruzione, diciamo, che lo spazio è completamente riconfigurabile, cioè noi questi pallet che abbiamo messo insieme da sole, li abbiamo assemblati da soli veramente con 4L e 2 distanziatori per tenerli fissi, si smontano in 10 minuti, li smontiamo in 2 ragazze, quindi tranquillamente. Oppure recuperare materiali che arrivano da altre, questo è recuperare materiali che arrivano da altre destinazioni, ma anche materiali veramente che ci sembrano banali, lo scatolo perché avete ordinato la cancelleria, gli scatoli li aprite, li stendete, li mettete a stake uno sopra l'altro, ci si fanno delle poltrone comodissime, quindi ci sono tantissime cose, veramente questa è la storia delle 3R, no? Riciclo, riuso, ridurre, cioè il cambiare destinazione a un materiale che nasce pensato per una cosa ma poi diventa un'altra, viene reinterpretato per fare un'altra cosa, vi aiuta tantissimo ad ammortizzare i costi, oltre che mettere il monte lavoro. E il punto 4 risponde esattamente a questo: quali sono le buone pratiche o i casi in cui vengono utilizzate delle cose in un modo differente? Ok, allora potremmo dire che la parte espressamente di learning by doing è finita con questa attività. Vabbè, tanto questi tutti vi rimangono, non c'è nessun problema. Dovremmo fare un passaggio fondamentale, che è quello con cui abbiamo aperto il primo giorno. C'è ogni processo di apprendimento, come nel caso di quelli che facciamo in un laboratorio dal basso, sono tali se abbiamo all'atere un momento riflessivo.
perché il momento di riflessivo ci permette di fare un bilancio dell'esperienza, come diciamo prima, ci permette di fare quella che quella parola che viene chiamata metacognizione, cioè ci permette di riflettere sulle modalità che abbiamo utilizzato in queste giornate per apprendere qualcosa, ci permette di capire anche dove alcune cose avremmo potute farle in una maniera differente rispetto a come l'abbiamo fatta, e ci permette quindi di arrivare ad un momento di consapevolezza differente sull'esperienza che abbiamo vissuto, proprio per non lasciare l'esperienza come qualcosa di irriflesso. Noi avevamo preparato in realtà tutto un... In realtà noi avevamo una presentazione mega galattica, vuoi qualcosa? Bella. Allora, visto che il tempo è stretto, ve la... Però vuoi mettere una slide? Ve la raccontiamo come avevamo immaginato. Noi abbiamo lavorato fondamentalmente su quattro verbi, che sono partecipare, apprendere, vai. Sono abbiamo detto partecipare, apprendere, progettare e progettare e valutare. Perché non abbiamo scelto progettazione, valutazione, apprendimento? No, tanto ormai raccontiamo cosa avevamo pensato, perché non cambiamo in corso anche il setting riflessivo. Perché avevamo scelto di utilizzare questi quattro verbi? Intanto perché i verbi non sostantivi? Perché i sostantivi sono sempre qualcosa un po' alla Parmenide, sempre molto conchiusi, come qualcosa che sta lì. Il verbo invece... Sostantivi, statici. Yes. Ok. E quindi avevamo deciso di ragionare su questi quattro verbi che ora ci sta facendo vedere Enrica, e per ognuno di questi verbi c'erano delle suggestioni che potevano essere dei momenti di confronto. Se avete 20 minuti li vediamo velocemente, ok? E poi, esatto, il primo era valutare. Abbiamo segnalato lì alcune questioni che poi erano la sintesi delle cose fatte. Cioè, prima di arrivare alla progettazione partecipata, se non c'è la valutazione partecipata, incorriamo nell'errore, come diceva Schelling, una notte buia in cui tutte le vacche sono nere. Cioè, non sappiamo da dove partire se ci manca tutta questa cognizione prima. E quindi la valutazione ex ante, e quindi la profilatura, tutto quello che ci siamo detti è fondamentale prima di arrivare alla fase di progettazione. Come vedete, la fase di realizzazione, di vera e propria implementazione, è proprio a valle di tutto il processo. Sì, sì, poi qualsiasi cosa c'è da... Io da Berlino, quello che succede più o meno in città, quando manca a monte questo processo di valutazione. Quindi come le persone in realtà reagiscono e la valutazione la impongono in qualche maniera, cioè comunque fanno notare che questo processo senza la valutazione ex ante non funziona. Queste sono tutte più o meno le case che vedete, sono tutte case occupate. Sono tutte case occupate, quindi ovviamente manifestano all'esterno quali sono le loro istanze, cosa chiedono, cosa vogliono che venga valutato all'interno dei processi di gestione territoriali della città, quindi gli affitti di un certo tipo, non troppo alti, spazi comuni e queste cose qui. Stessa cosa negli spazi, vabbè, poi Berlino ha tutta una storia di spazi che sono stati in questo momento destinati ad altri usi, che erano gli spazi dove c'era il muro, erano aree enormi nella città completamente vuote destinate alla divisione in due, dove alla caduta sono state anche quelle occupate per creare i bar storici che vengono man mano sgomberati perché questi lotti debbono essere costruiti. Anche qui la gente protesta attivamente per richiedere una valutazione a priori di questi interventi che sono stati decisi 20 anni fa e che probabilmente sono obsoleti. E qui un altro spunto per riflettere su cos'è la valutazione, no? Noi quando pensiamo alla valutazione molto spesso pensiamo alla valutazione classica, quella scolastica, in cui c'è qualche docente che valuta lo studente, oppure nel caso dei progetti complessi la valutazione è sempre qualcosa che i tecnici fanno a margine di un progetto, di un processo. A volte la fanno, a volte no. A volte quella valutazione viene vista come uno strumento sommativo di controllo sanzionatorio, a volte quella valutazione, come il caso che vi raccontavo di questo libro che abbiamo pubblicato poco fa su questo progetto, la valutazione è fondamentale perché è uno strumento di apprendimento. Quindi la valutazione non diventa la classica valutazione sanzionatoria, bensì si parla di learning evaluation, cioè la valutazione come momento di apprendimento e di consapevolezza. Chi valuta? In questo caso ci sono dei momenti, devono essere previsti all'interno dei setting partecipativi, dei momenti di autovalutazione in cui le persone possono mettersi, come farete voi alla fine quando vi chiedete
vista, c'è una parte di autovalutazione che riguarda la persona, c'è una parte di autovalutazione che riguarda per esempio quello che voi avete fatto e lo valuta per esempio il formatore o il referente, e di autovalutazione anche di quello che voi fate quando valutate il docente o il referente. Anche nella scuola vi comunico così in anteprima che si arriverà, si sta arrivando pian piano ad un modello di valutazione di questo tipo. Non sarà più solo il docente a valutare il ragazzo, bensì il docente valuta se stesso, il ragazzo valuta se stesso, il docente valuta lo studente valuta il docente. E quindi l'etrovalutazione e infine la covalutazione. C'è una parte di valutazione che viene fatta tra i tecnici, tra i committenti e tra la comunità. Quindi i setting riflessivi sono importanti perché sono strumenti di consapevolezza non solo individuale ma di gruppo. Quindi questi sono i tre focus su cui si muove una valutazione quando incrociata diventa una valutazione partecipata. L'altro triangolo della valutazione: chi sono i soggetti che partecipano a questi processi? Come abbiamo visto, un committente che dà un mandato e definisce degli obiettivi. Dall'altra parte c'è la comunità che esprime dei bisogni e gli esperti che si muovono rispetto ad alcuni standard, sempre standard contestualizzati e calati all'interno del contesto. Se manca in questo triangolo un pezzo, cambia tutto. Se manca il, faccio per dire, la comunità, chi definisce la valutazione? Il committente e gli esperti, come nelle classiche società tecnocratiche, no? Chi è che decide? Un esperto che molto spesso sta sotto il giogo di una decisione politica e quindi tutte le conoscenze che produce sono conoscenze strumentali a legittimare lo status quo. E viceversa, può succedere che manchi il committente, ci siano solo gli esperti e la comunità, ed è un processo dal basso che se non è legittimato dalle istituzioni diventa complicato, e via di questo passo. Quindi dobbiamo avere sempre chiari i tre livelli. L'altro verbo che ci eravamo dati è progettare. Cos'è la rigenerazione urbana? L'abbiamo già detto il primo giorno. Quindi questo processo complesso che è finalizzato alla riqualificazione dei luoghi non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista sociale, culturale ed economico, perché veramente riusciamo a dare risposte innovative a dei bisogni concreti che si protraggono sul territorio e lo portano a delle condizioni di degrado ambientale ma anche di qualità della vita, quindi di non contentezza di chi ci vive. E cose del genere. Non è un concetto nuovo, per quello avevo messo anche una foto di una città, era Siena, Piazza del Campo, non è un concetto nuovo, non ci stiamo inventando niente di nuovo, come sempre, come quasi sempre, ma in realtà stiamo cercando, c'è stato un periodo, diciamo, che è stato quello delle politiche urbanistiche dagli anni 70 ad oggi, che è un periodo in cui hanno prevalso le logiche del profitto, le logiche del mercato, le logiche del consumo del territorio senza controllo. Adesso in realtà ci troviamo a tornare indietro in senso positivo, perché comunque rimettiamo al centro l'utenza, quindi rimettiamo al centro i cittadini, rimettiamo nella posizione di progettare spazi, siano essi urbani, architettonici, quartieri, città, grandi aree, che sono comunque destinate, veramente dedicate all'utenza, a chi li usa. Sono loro che devono dirci come questi spazi devono essere. Quindi progettare significa anche appunto partecipare a una serie di processi. Queste sono alcune delle immagini del lavoro a cui, del percorso a cui sto partecipando io a Berlino, che in realtà è un progetto molto grande. Il progetto originale si chiama MediaSpray e questo percorso nasce dall'iniziativa completamente popolare di questa associazione che si chiama MediaSpray Versenken. Quindi affondiamo MediaSpray, che appunto rispetto ad un piano che si è trovata calato dall'alto nella vecchia logica di decido, annuncio e difendo, in realtà ha reagito e indetto un referendum popolare, ha bloccato tutti i permessi di costruire ed ha avviato dei percorsi partecipati con cui sta arrivando a negoziare col Senato di Berlino le condizioni nuove di pianificazione delle aree coinvolte da questo processo, questo progetto. Autocostruzione? Queste siamo noi. Allora, queste siamo noi, in realtà impegnate in due attività di autocostruzione. L'autocostruzione non è normata in molti paesi, quasi sempre siamo al limite di quello che si può fare, non si può fare, non sappiamo come. Questo è il cantiere dell'appartamento della mia socia, quindi noi praticamente ci siamo messi a fare tutto quello che potevamo fare per abbattere i costi in questo cantiere, dalle porte che abbiamo trasformato in porte scorrevoli, cioè noi abbiamo preso le porte originali, le abbiamo lavorate, trasformate in porte scorrevoli, riportato fuori un muro di mattoni, imbiancato, lucidato i pavimenti, cioè tutto quello che potevamo fare
senza coinvolgere maestranze che richiedesse insomma della presenza di maestranze altamente specializzate o comunque rilascio di certificazioni e cose del genere, lo abbiamo fatto noi. Stessa cosa è successa nel nostro ufficio, appunto. Qui lo vedete proprio dall'evoluzione, dal riutilizzare materiali più assurdi, tipo queste sono quelle che noi, sì, a parte i pallet che sono abbastanza ovvi, sì, le pedane, i bancali, insomma, in italiano, che sono abbastanza ovvi e vengono utilizzati, li vedete quasi sempre, cioè sono veramente un materiale versatile, un prodotto versatile che potete riutilizzare. Perfetto, sì. Esatto, era quello che dicevo io prima. Abbiamo riutilizzato anche gli elementi di chiusura delle coperture spioventi, e ci abbiamo fatto le lampade, perché sono leggerissimi, sono di questo alluminio, di questo metallo veramente sottile, sono meno di un millimetro, leggerissimi, e sono una L sostanzialmente che si mette su il punto del colmo del tetto per chiuderlo, quindi da un lato e dall'altro vengono agganciate così e chiudono il colmo del tetto e lo sigillano. Noi abbiamo preso questi elementi a L, siccome sono leggerissimi li abbiamo attaccati ai muri e ci abbiamo fatto le lampade. Dentro ci sono i neon. Per esempio anche qui appoggiati, quindi non hanno bisogno di nessun sistema di aggancio, sono semplicemente stesi in queste L. Esatto, dalla luce diffusa verso l'alto, quindi non abbiamo mai luce diretta sui tavoli, per esempio, abbiamo sempre una luce diffusa verso l'alto. Abbiamo anche lì fatto tutta la lavorazione dell'impianto elettrico, perché questo era uno spazio al piano terra che poteva essere destinato anche ad un appartamento, quindi aveva pochissime prese. Abbiamo preso anche lì, abbiamo fatto i collegamenti in serie, li abbiamo. Ora, non fatelo da soli a casa, mi raccomando, fatevi seguire ovviamente da qualcuno che magari di impianti elettrici qualcosa ne sa, però ecco, qui lo vedete proprio in evoluzione. Sì. Proprio in evoluzione dall'inizio, spendendoci veramente molte ore di lavoro assurde, facendoci anche compleanni, qui sono venuti i miei amici a darmi il regalo di compleanno mentre noi montavamo lo studio, a com'era quando i tavoli sono stati montati, a come è diventato man mano che siamo cresciuti. Noi abbiamo 8 postazioni, ne occupiamo 4 noi, 4 in questo momento sono occupati da ragazzi che si occupano di editoria, diritto d'autore, quindi lavorano su questi temi. Vado avanti perché abbiamo pochissimo tempo. Noi siamo il nostro studio, quindi è una società semplice in realtà. Equivale alla nostra società semplice, la forma in Germania si chiama GbR. Quindi sì. E poi avete affittato le postazioni? Noi abbiamo affittato le postazioni, sì. Non è necessario da noi collaborare, non è proprio il coworking come quello che ce l'hanno raccontato gli altri. Ci è capitato di farlo a volte, abbiamo fatto con dei ragazzi per le applicazioni web, perché ci serviva a sviluppare un sistema di storytelling particolare per un workshop che stavamo facendo con degli studenti stranieri, cioè che venivano da fuori, venivano dall'Italia a Berlino, quindi volevamo sviluppare con loro un sistema per farli seguire un determinato percorso e raccontare anche in quel percorso loro interattivamente quali erano le esperienze che facevano nello spazio, perché poi ci servivano per delle attività laboratoriali. Quindi in quel senso abbiamo collaborato con i ragazzi che erano con noi nello studio, che erano una web, perché poi a Berlino, che è la mecca delle web agency, in realtà ci sono tantissimi ragazzi che lavorano in questo settore, che cercano spazi dove inserirsi. C'è uno spazio per lavorare, quindi abbiamo collaborato con loro in questo senso. Questa è un po' una sintesi delle cose che ci siamo detti, è uno schemino che poi in questi anni nei vari contesti ho modellizzato, che parte un po' da quelli che sono gli step della ricercazione partecipativa di cui abbiamo parlato l'altro giorno, in una chiave non antagonista ma sistemica, cioè mettere in dialogo le istanze della comunità con quelle che sono, quindi l'azione sociale con quella che invece è la pianificazione sociale, che sono le istanze invece che vengono dalle istituzioni. E sono alcuni degli step sono simili, e quindi c'è un canovaccio che di volta in volta, dicevo, può essere rimodulato rispetto alle esigenze, ma la logica l'abbiamo già detta prima, quindi è inutile stare lì a scorrerlo. Questo anche l'abbiamo visto e l'abbiamo in parte utilizzato. No, c'è la freccina. No. Yeah. Ah, se proprio.
Vabbè. Dove vai? Yes. Questo è un altro aspetto fondamentale. Molto spesso si pensa che basta fare un open space technology per fare un processo partecipativo. In realtà c'è tantissimo lavoro dietro, ci sono almeno 4 livelli per valutare la partecipazione che facciamo, come la facciamo. E anche questo è frutto di, almeno il mio percorso di dottorato mi ha portato a fare questo, a tirar fuori questo modello dalle varie pratiche che ho fatto in questi anni. C'è un disegno di valutazione che è su tutto il processo che mettiamo in moto. Non vi porto tutti gli step, ma se volete queste cose ve le posso mandare. C'è una parte in cui devono essere valutati insieme i processi di produzione di conoscenza, siano esse le aspettative, conoscenze in senso lato, motivazioni, i bisogni, tutto quello di cui abbiamo parlato. Devono essere sì raccolte, devono essere chiare le procedure con cui sono raccolte e con cui sono analizzate, e devono essere chiare anche i risultati di tutte queste conoscenze prodotte, come andiamo ad impiegarle all'interno del progetto che stiamo portando avanti. Secondo livello invece la valutazione partecipata sui processi decisionali, cioè devono essere chiare quali sono le modalità con cui le persone, i criteri con cui le persone decidono e quali sono anche gli esiti di queste decisioni, e devono essere anche fatte in maniera, valutate in maniera partecipata le azioni, interventi e progetti che vengono fuori da tutto il percorso che stiamo facendo, quindi un livello meta e 3 livelli operativi, perché altrimenti partecipiamo, possono mancarci le conoscenze o possono mancarci i processi decisionali o le azioni. Vado velocissimo così, su cui non vi tediamo più su queste cose. In realtà cosa succede quando queste cose non avvengono? Molto spontaneamente, almeno in determinati luoghi, le persone si fanno sentire. E questo è proprio l'inizio del progetto a cui sto lavorando, del percorso a cui sto lavorando io. Nel 2008 gli investitori che avevano le aree interessate da questo grossissimo progetto dovevano fare un giro in barca sul fiume per andare a vedere dal fiume queste aree, e i berlinesi li hanno fermati con i canotti. Si sono piazzati là davanti e non li hanno fatti più passare, per cui loro, gli investitori, non hanno avuto la possibilità di andare effettivamente a vedere i luoghi su cui dovevano intervenire e che tuttora sono vuoti. Questo ce lo siamo detto velocemente, già andiamo avanti perché è importante arrivare a un punto poco avanti. Ad un punto che è esattamente questo. Dobbiamo essere in grado, specie in un progetto di co-working, di valutare la qualità delle relazioni che si instaurano all'interno di un gruppo. Anche questo non deve essere lasciato al caso, perché un gruppo apprende a diventare un gruppo, si auto-organizza quando ha anche la possibilità di riflettere sulle modalità con cui ragiona, su cui negozia. E molti dei casi li avete visti quando abbiamo detto: guardate la comunicazione come dialettica, guardate durante la negoziazione cosa accade. Anche questo ho tirato fuori, sta uscendo un articolo su questi temi, in cui ci sono alcuni aspetti che già sono noti nell'ambito della misura delle relazioni, della qualità delle relazioni, tipo intensità, apertura, qualità, uguaglianza dei criteri di accesso, trasparenza e tracciabilità del dibattito, chiarezza delle regole. È importante vedere quando inizia il dibattito, come le persone che parlano hanno cura del collettivo, qual è la rappresentatività del portaparola, se parla per sé o se parla a nome del gruppo, quanto quella persona riesce a condizionare le scelte del gruppo e quanto invece quelle scelte vengono negoziate, quanto il dibattito è strumentale o è davvero serio e profondo, eccetera eccetera. E quindi la checklist ci aiuta a capire che, per esempio, il rappresentante è riuscito a tenere la linea che avevamo concordato, piuttosto che l'interesse e le posizioni, rispetto all'interesse e le posizioni che hanno spesso gli stakeholder, sono in linea con le vostre quello che è emerso è in linea con le vostre aspettative, oppure quali strategie di alleanze hanno provato a perseguire gli attori, come si sono modificate, quali sono i compromessi che erano disposti ad accettare e quali di fatto invece sono stati momenti di svolta, eccetera. Cioè è importante avere un riferimento per capire come ci stiamo muovendo. Mi sa che ci... Ah, forse c'era solo una cosa che era importante, che volevamo... No? Sta in a partecipare. Non ti andare avanti con questo. No, perché si sta... Ah, perché no? Ah, sì.
questo qua è anche un confronto di quelle che sono le scale della partecipazione. Abbiamo detto che molto spesso la partecipazione si ferma ad un livello di coinvolgimento, modello veltroniano, vengo, ti chiedo e poi decido io. Si arriva oppure vengo e non ti chiedo proprio, oppure l'informazione è manipolatoria. Io parlo per le esperienze che ho vissuto, ma già sono esperienze che rispetto a dove non ci sono proprio esperienze, già è stato un passo avanti evidentemente, no? Guardate qual è l'ultimi, quali sono gli ultimi livelli in cui le persone si possono sentire appunto manipolazione, no? Imbroglio civico, educazione, comunicazione civica, informazione, eccetera, eccetera, consultazione, cioè ti chiedo, fino ad un certo punto, coinvolgimento, ti chiedo, alcune cose le decidi, altre le decido io, fino al livello massimo, che è il numero 12, in cui c'è il controllo totale dei cittadini, dove anche ci sono gli strumenti normativi da parte delle amministrazioni che permettono effettivamente di passare a forme di democrazia deliberativa. In Italia è molto difficile, però è importante sempre, quando parliamo di partecipazione, tenere a mente questo per dire, ok, io ho partecipato, ma dove sono arrivato? A che punto sono arrivato? Potremmo anche, tu hai no, io in realtà qui dovevo partecipare sempre. Ah, questa è una storia molto bella, è quella dei Prinzessinnet Garden di Berlino. Questo era un lotto dismesso, c'era sopra una fabbrica, quindi era un brownfield, un terreno contaminato, da anni abbandonato tra l'altro in una zona molto centrale della città, quindi circondato di interventi anche molto grandi. Di fronte è aperto il Modulor, che è il paradiso degli architetti, cioè noi andiamo lì a comprare tutti i materialini per fare i nostri modelli e divertirci, e due ragazzi hanno pensato di occuparlo, anche loro, e di piazzarci all'inizio. Adesso sono organizzati con le cassette, come potete vedere, sono già quasi 4 anni e mezzo che sono su questo lotto. Prima erano organizzati con i sacchi. Loro hanno aperto completamente lo spazio al quartiere. Loro hanno portato questi grossi sacchi con la terra e hanno iniziato loro a coltivare delle cose, ma cose veramente semplici: il basilico, il prezzemolo, la menta, cioè quindi le spezie, diciamo, comunque queste erbe che possono essere utilizzate per cucinare. E hanno invitato la cittadinanza a una specie di evento in cui presentavano quella che era la loro idea, quindi di aprire questo spazio, farci queste coltivazioni, aprirlo alle scuole, farci attività didattiche, farci anche autosostenersi con un ristorante. Loro hanno poi un piccolo ristorante e la gente ha cominciato ad aiutarli veramente, nel senso che sono scesi, hanno cominciato anche loro a piantare, hanno quindi i pomodori, le melanzane. Ora, con tutte le difficoltà della crescita di pomodori in melanzane a Berlino, però l'hanno fatto, e hanno, gli alberi addirittura hanno in questo momento anche alberi da frutto. Nelle cassette, in cassette organizzate, in cassette più grandi, per esempio i pancali, oltre alla base dei pancali ci sono anche gli anelli che servono a contenere il materiale, quindi loro hanno usato quello, hanno semplicemente rivestito alla base di modo che la terra non andasse fuori, hanno lasciato gli anelli, hanno riempito di terra e quindi hanno creato gli spazi per coltivare degli alberi, delle piante più grandi. Hanno un ristorante che li autosostiene, producono tutto, tutto ciò che si mangia in questo ristorante viene dalla produzione del loro giardino ed è veramente grande, veramente bello. Il terreno contaminato come la mettono? Cioè... Il terreno è contaminato, sì, nel senso è contaminato il terreno in profondità e loro comunque non usano quella terra, la terra la portano tutta loro da fuori, quindi tutto ciò che producono in realtà è prodotto in terra sana. Ovviamente non hanno una grossissima varietà di menu per le questioni climatiche, però è uno spazio dove veramente la gente scende per andare a fare la pausa pranzo. È sempre aperto, organizzano gli eventi serali e quindi comunque continuano a finanziarsi e autosostenersi con queste cose. E l'amministrazione del comune di Berlino gli ha dato la concessione per il ristorante? Non ce l'hanno la concessione per il ristorante, lo fanno così. Però qual è la cosa? Non lo chiudono. No, non lo chiudono. Perché non conviene alla città di Berlino chiuderla? Perché esatto, è quello che succede anche. Tu dovevi dire altre cose. No, abbiamo solo un pezzettino di quella gira di elettrici.
Ok, non gli conviene chiudere. Nel momento in cui provassero ad andare a sgomberare questo posto, come tantissimi altri posti che sono stati occupati, che però hanno attivato delle azioni che sono utili al quartiere in cui sono, quindi spazio per i bambini, coltivo le cose, puoi venire a coltivare, facciamo attività didattiche. In realtà nel momento in cui arriva la polizia, la gente scende, li ferma. Quindi loro si sono talmente radicati sul territorio perché si sono aperti al territorio, l'hanno coinvolto, l'hanno lasciato partecipare, hanno prodotto una qualità, un accrescimento della qualità, del benessere in quell'area, che nel momento in cui arriva la polizia e i cittadini dei palazzi che controllano quello che succede, poi Berlino ha un po' questa dimensione da paese, quindi tutti sono controllano un po' le aree dove vivono, esatto, scendono e li fermano. Un livello di partecipazione, diciamo, non girotondina, ma propositiva, nel senso, sì. Cioè, per cui... Sì. Cosa volevi puoi dire? Tu. Posso chiudere? Questa cosa qui. Guarda, allora, l'ultima cosa che facciamo insieme... sta, ovviamente, nel programma... Cioè, posso... Poi sentiamo... Ah, okay. Sì. Molto. No, ma prendo quello se no. Non ha il coso per lei, non ha il programma per lei. Grazie. Tengo in tasca. No, sapete per come può leggerlo? Questo PC? Sì, sì, sì. No, no, dobbiamo sempre andare continuare. Tanto proprio siamo alla fine. Il proprio... perfetto stile un po'. Simona, vai, Simona, vai. Io pensatevi ancora per poco. Sì, dai. Cosimo. Allora, dobbiamo chiudere qui la diretta streaming. Siamo stati seguitissimi sul sito di laboratoridalbasso.it. Adesso Giorgio Scolozzi, che è parte integrante di questo progetto, si è occupato per un bel pezzo, poi dopo si è un po' stancato e ha mollato, diciamo, della comunicazione su Twitter di Stai Sinergico, per cui ti affidiamo 5 secondi per fare una sintesi e salutare gli amici a casa. Intanto io mi limito semplicemente a dire che questo è veramente un punto di partenza di un percorso che è stata un'esperienza utilissima soprattutto per le reti e le relazioni che siamo riuscite a costruire. Vedo anche in questo momento di fronte a me un sacco di facce che prima non conoscevamo e con cui sono sicurissima faremo delle cose già a partire da lunedì appena Giorgio Scolozzi si sveglierà. Allora, dalla terra sana alla terra santa, il balconcino che qui abbiamo creato, stile Sanremo, ma in realtà siamo a Racale, vicino abbiamo Taviano, che è il paese, che è la città dei fiori, quindi creiamo un fil rouge anche nel Sud Salento. Salutiamo e ringraziamo il popolo pugliese che ci ha seguito, il Salento tutto, anche il Sud Italia, lo streaming, ringraziamo lo streaming che ha seguito le gesta e le 4 giorni, 2 moduli precisamente di questo laboratorio dal basso. Stai Sinergico in realtà è la prima parte di tutta una serie di azioni, di partecipazioni che andiamo ad instaurare, seguiteci, ripeto, nel primo pomeriggio mi è venuto in mente un po' la canzone dei Negrita, Rotolando verso sud, io che abito al nord di questa penisola, ecco, io abito a Novoli, io sono a nord, quindi io sono a nord, rotolando verso sud dall'alto dall'alto del mio quintale, e quindi molto brevemente e autocensurandomi, dato che le parole, il verbo poi lasciano la passione al cuore, veramente ringraziamo tutti e lasciamo, lanciamo la linea, insomma la parte restante del TG1.